Sono Vincenzo Barbieri e vorrei sapere se mi sentite bene. Vedo che c'è già parecchia gente in linea, quindi potete anche tranquillamente scrivere sulla chat o rispondere a voce, come preferite. Enzo, io ti sento forte e chiaro. Perfetto, mi sa che è tutto a posto, un miracolo. Mancano 2 minuti, quindi questa volta proviamo a incominciare come se fossimo degli svizzeri, quindi incominceremo tra 2 minuti con il webinar, quindi altri 2 minuti di partenza e andiamo. Bene, allora buongiorno a tutti. Vi ringrazio, vi do il benvenuto. Sono Vincenzo Barbieri, quindi sono il direttore marketing di Planetic Italia e ci tenevo particolarmente a darvi il benvenuto e a avviare questa nuova iniziativa. Il lancio di questa serie di webinar per noi rappresenta una nuova sfida che vogliamo affrontare e per noi rappresenta un modo nuovo per poter sfruttare le tecnologie che ormai ci vengono messe a disposizione per poter realizzare incontri anche di tipo virtuali, per potervi incontrare e poter scambiare con voi anche, confrontarci con voi su temi di interesse comune. Oggi il tema è quello dell'ortorettifica e l'utilizzo di Erdas in particolare per questo tipo di attività, ma vedremo nei prossimi mesi altri webinar anche più, diciamo, più di tema più ampio. Il prossimo settembre è focalizzato sugli open data e comunque ci aspettiamo un contributo da parte di tutti per definire il programma dei prossimi interventi. Questo webinar oggi viene definito, questa prima tappa viene definita come alfa, perché
come tutti gli eventi che vengono lanciati, qualche intoppo ci sarà probabilmente, ma siamo sicuri che anche grazie al vostro contributo riusciremo a migliorare questo format. Un format che non vuole essere semplicemente un nuovo canale di comunicazione unidirezionale, ma vorremmo provare ad aprire una piazza virtuale, un momento di incontro dove poterci confrontare e far sì che tutti quanti possano contribuire con le proprie esperienze a una crescita condivisa e comune di tutti i partecipanti. Un altro elemento che andremo ad introdurre nei prossimi mesi, con le prossime puntate del webinar, è strumenti social per poter consentire a tutti i partecipanti di interagire tra di loro e poter confrontarsi anche dopo l'evento, e la presenza anche di co-moderatori. Oggi Claudio è il primo e l'unico moderatore della giornata, nel senso che lui relazionerà per circa mezz'ora sul tema, poi lascerà lo spazio a un confronto di tutti i partecipanti, ma nei prossimi webinar stiamo valutando anche la possibilità di poter far intervenire anche uno o più co-moderatori per poter rendere il tutto anche più simile a una tavola rotonda, per rendere anche un poco più interattiva e collaborativa. Vi ringrazio quindi per questa vostra presenza. Vedo che nel frattempo si stanno aggiungendo altri al webinar, e vi ricordo che già a settembre abbiamo già fissato la data per il prossimo webinar sugli Open Data. Vi invito comunque ad interagire con Claudio, ci sono strumenti disponibili come la chat, che sarà sempre disponibile, o comunque sono previsti anche dei momenti di intervento, anche audio, quindi intervenite, cerchiamo tutti quanti di poter realizzare un evento il più possibile, dove tutti quanti partecipiamo e ci scambiamo competenze e esperienze. Grazie ancora a tutti e passo la parola a Claudio. Grazie Enzo per questa introduzione. Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Claudio Lamantia e sono il moderatore di questo primo webinar, dove vi illustrerò il workflow per la produzione di mosaici di ortofoto per la copertura di aree vaste. L'obiettivo del webinar di oggi è quello di dare una risposta al problema diventato oggi sempre più comune dell'ortorettifica di grandi moli di dati, che oggi sono sempre più disponibili grazie alla crescente disponibilità di sensori che producono immagini telerilevate con risoluzioni spaziali ormai sempre crescenti. Per rispondere a tale esigenza, oggi vedremo attraverso una demo live con dati di esempio gli strumenti messi a disposizione dalla suite Erdas per realizzare ortofoto e mosaici di ortofoto a copertura di aree vaste. Il webinar avrà una durata di circa 30 minuti, ma sono previste due pause, una a metà ed una alla fine del webinar, per darvi la possibilità di interagire con me, quindi dando spazio alle vostre domande, che potranno essere poste sia in chat durante la presentazione, oppure richiedendo la parola per alzata di mano. Quindi potete usare il pulsante dove trovate scritto alza la mano e vi aprirò il microfono in questi momenti di pausa. Allora, come dicevo, la demo sarà realizzata con la suite Erdas Imagine. È una suite completa di strumenti software specifici per le applicazioni del telerilevamento. Questo software è modulare. I moduli che oggi presenterò sono la Leica Photogrammetry Suite, LPS, che è il modulo dedicato alla fotogrammetria, e il modulo EarMapper, che mette a disposizione funzionalità semplici di mosaicatura, bilanciamento dei colori, compressione nel formato CW. La suite Erdas, nella versione del 2011, offre anche potenzialità aggiuntive date dall'integrazione con GeoMedia Intergraph.
Infatti l'interoperabilità tra le due piattaforme unisce elevate capacità di processing del raster di Imagine con gli strumenti di editing vettoriale di GeoMedia, il tutto in un unico workflow. Dunque, ricapitolando, oggi vedremo l'ortorettifica di blocchi di immagini in Airbus LPS, vedremo come realizzare la fusione multispettrale pancromatico con modelli Airbus Imagine e vedremo come mosaicare, bilanciare i colori e comprimere la grande mole di dati con il software Airmapper. Dunque, il primo step è l'ortorettifica di blocchi di immagini in Airbus LPS. Questo processo si realizza in diversi step. Il primo è l'aggiunta delle immagini che vogliamo ortorettificare al blocco fotogrammetrico, quindi dovremo definire i punti di controllo, eventualmente identificare anche in maniera automatica, grazie alle funzionalità del software, tie points, per poi procedere alla triangolazione, la verifica dei risultati della triangolazione tramite il report di triangolazione. E infine, una volta accettati i risultati del processo di triangolazione, potremo procedere all'ortorettifica dei dati. A termine di questa prima parte, daremo spazio alle vostre domande, a cui cercherò di dare le mie risposte. Passiamo quindi a visualizzare direttamente il software. È innanzitutto la prima cosa da fare in un processo di creazione di un blocco fotogrammetrico è analizzare i dati in input che dobbiamo ortorettificare. La demo di oggi sarà realizzata con dati WorldView di esempio. Il prodotto che abbiamo acquisito, che vogliamo utilizzare in questa demo, è un prodotto bundle, ossia costituito da immagini fornite sia in modalità pancromatica che multispettrale. In particolare abbiamo due immagini e per ogni immagine abbiamo il dato pancromatico e il dato multispettrale. Le immagini sono fornite, vedete, in formato TIFF e separate in tiles, questo per i limiti imposti al formato TIFF, i limiti di dimensione imposti al formato TIFF. Associate alle immagini abbiamo anche comunque un file in formato testo .til che contiene le informazioni relative ai tiles e come questi devono essere mosaicati per creare l'unica scena completa. Poi abbiamo anche altri files di metadati e il file RPD contenente le informazioni per l'orientamento esterno delle immagini. Dunque, passiamo a visualizzare il project manager di LPS, dove dobbiamo creare un nuovo progetto, chiamiamolo Orto. Andiamo preliminarmente a ortorettificare le immagini pancromatiche e poi con la stessa procedura potremo ortorettificare le immagini multispettrali. Vi ricordo due scene adiacenti. La prima cosa che ci chiede il software è il setup del modello di ortorettifica. Qui abbiamo un'ampia scelta in funzione della tipologia di immagini che dobbiamo ortorettificare, quindi in funzione di immagini acquisite da aereo o da satellite con diversi sensori. Nel nostro caso noi abbiamo immagini di livello 2A con associati file RPC, quindi possiamo scegliere il modello specifico WorldView RPC per l'ortorettifica dei nostri dati. A questo punto il software ci chiederà il sistema di riferimento in cui vogliamo ortorettificare le nostre immagini. Questo dipende anche dal sistema di riferimento in cui abbiamo a disposizione i nostri ground control point. Nel nostro caso utilizzeremo come dati di riferimento la CTR regionale della Puglia e un modello digitale del terreno con risoluzione di 8 metri al suolo, e questi sono entrambi inquadrati nel sistema UTM VGS 84 fuso 33.
Ok, a questo punto possiamo passare ad aggiungere le immagini al nostro blocco. Abbiamo visto che le immagini sono fornite in tiles, quindi prima di aggiungerle al blocco dobbiamo ricreare le immagini intere, le singole scene intere. Per fare questo Erdas ci permette di fare l'import di questi dati, in particolare del file.til che abbiamo prima visto, contenente le informazioni su come devono essere assemblati i diversi tile. Quindi non ci rimane altro che richiamare il file til di ogni singola scena e salvare l'output in un formato, per esempio IMG, il formato proprietario di Erdas, che non ha limiti nella dimensione dei file. Io ho già fatto questo, quindi passando nuovamente all'EPS possiamo aggiungere al blocco le immagini che abbiamo preliminarmente importato e aggiungiamo le due immagini pancromatiche al nostro blocco. Come vedete, grazie alla presenza dei file RPC associati alle immagini, il software è in grado di posizionare correttamente nello spazio le due immagini. Questo è l'extent che visualizziamo delle due immagini, la P013 e la P024, e il software è in grado anche quindi di calcolare orientamento interno e esterno in prima approssimazione di queste due immagini. A questo punto, per rifinire il modello RPC con cui vogliamo rettificare queste immagini, non ci rimane che individuare e aggiungere il set di ground control point che possiamo individuare sul Point Measurement Tool. Qui vedete abbiamo a disposizione tre viewer per ogni singola immagine, dove possiamo andare a identificare il set dei nostri ground control point. Questi pulsanti qui sulla destra ci permettono di inserire anche il riferimento per l'individuazione dei control point, in questo caso una CTR in formato ECW, in formato compresso ECW, e anche il riferimento verticale per l'estrazione delle quote dei ground control point. Quindi inseriamo anche il nostro BTM in formato IMG. Quindi possiamo usare tre di questi viewer per la visualizzazione di dettaglio dei nostri dati di riferimento e quindi per l'individuazione dei ground control point. Questa è un'operazione manuale, dove però il software ci viene in aiuto grazie all'identificazione nella posizione corretta dei ground control point una volta individuati su riferimento o viceversa sull'immagine. Per questioni di tempo importiamo direttamente da un blocco precedentemente costruito i ground control point, quindi saltiamo questo processo manuale di raccolta dei punti di controllo. Quello che voglio farvi notare è che qui comunque per ogni ground control point abbiamo a disposizione una riga di questa tabella dove possiamo identificare e definire la tipologia del punto di controllo individuato, ossia la tipologia può essere full se abbiamo a disposizione tutte e tre le coordinate x, y e z al suolo del control point, può essere horizontal se abbiamo a disposizione soltanto le coordinate x e y, oppure vertical se abbiamo a disposizione soltanto la coordinata z. La tipologia non viene utilizzata per i cosiddetti tie point. I tie point non sono altro che punti di controllo che sono individuati sulla zona di sovrapposizione delle due immagini
adiacenti, di due o più immagini adiacenti, come vedete in questo caso il punto 1010. In genere per questi tie point non si hanno a disposizione le coordinate al suolo, vedete x, y e z, possono essere assolutamente incognite e verranno calcolate una volta che accetteremo i risultati del processo di triangolazione. Processo di triangolazione che possiamo settare cliccando su questo pulsante, dove possiamo definire una serie di parametri sempre in funzione della tipologia di modello che utilizziamo per la nostra autorettifica, tipologia di modello che, ripeto, a sua volta dipende dai dati che abbiamo in input. In questo caso potremmo definire il numero massimo di iterazioni per il bundle block adjustment o il valore di convergenza o ancora la qualità dei ground control point che possono essere dedotti da sorgenti differenti, quindi potrei definire in termini di standard deviation la qualità sia delle coordinate immagine, dei punti di controllo, sia delle coordinate al suolo. Per esempio nel nostro caso, avendo a disposizione una cartografia al 10.000 come sorgente per l'estrazione dei punti di controllo, potremmo definire uguale a 2 la precisione delle coordinate x e y con cui identifichiamo le coordinate al suolo dei punti di controllo, mentre in genere 0.5, quindi mezzo pixel, è la precisione con cui un buon operatore è in grado di identificare le coordinate immagine dei punti di controllo. A questo punto, cliccando su Run, possiamo lanciare il processo di triangolazione e analizzare i risultati. Qui vengono riportati l'errore totale in termini in unità di pixel e l'errore sui control point e checkpoint. Questi risultati possono essere meglio analizzati nel report sulla triangolazione, che contiene tutte le informazioni in input e in output legate al blocco fotogrammetrico e in particolare alla triangolazione. Qui vedete le coordinate dei punti di controllo per la prima immagine, coordinate immagine sono queste, poi avremo anche le coordinate terreno, le coordinate dei checkpoint e così via. Molto importante, i residual sui control point. Residual sui control point che ci danno una percezione della qualità del modello di ortorettifica che stiamo applicando. In questo caso abbiamo residui davvero ottimi, siamo con residui tutti inferiori ai 2 metri, per cui direi che è un ottimo set di control point. Per cui possiamo accettare i risultati di questo processo di triangolazione e come vedete accettando i risultati vengono anche automaticamente calcolate le coordinate dei tie point che a questo punto possiamo anche decidere di trasformare in full e control point e quindi di includerli nel processo di triangolazione. Ok, a questo punto definito il nostro modello, accettata la triangolazione, non ci rimane altro che salvare il progetto, tornare al Project Manager di LPS, vedete qui la distribuzione spaziale dei control point, dei checkpoint, e possiamo quindi passare alla ortorettifica delle nostre immagini. Per ortorettificare dobbiamo semplicemente scegliere un nome per i file in output, possiamo salvare in formato sempre IMG proprietario di Airbus, dobbiamo identificare il modello digitale del terreno per l'estrazione delle informazioni sulla quota, definire la risoluzione spaziale dei dati in output, che sappiamo essere 50 cm,
E ancora la tipologia di dato, ANSINET 16 bit, esattamente uguale in termini di risoluzione radiometrica ai dati in input, e il tipo di ricampionamento. A questo punto, cliccando su OK, lanciamo il processo di ortorettifica e in uscita otterremo le nostre immagini pancromatiche ortorettificate, che possiamo visualizzare ovviamente sul viewer di Airbus. Ortorettificati i dati pancromatici, possiamo utilizzare gli stessi ground control point identificati per i dati pancromatici, dove ovviamente è più precisa l'identificazione delle coordinate immagine dei control point, grazie alla elevata risoluzione dei dati pancromatici. Quindi possiamo utilizzare lo stesso set di punti di controllo per ortorettificare anche le corrispondenti immagini multispettrali e ottenere quindi anche i dati multispettrali ortorettificati. Se andiamo ad analizzare nel dettaglio dove le due immagini si uniscono, vedete la qualità della ortorettifica con una perfetta, un'ottima coregistrazione tra le due immagini pancromatiche, cosa che abbiamo anche per i dati multispettrali. Se vogliamo avere anche una percezione qualitativa dell'accuratezza dell'ortorettifica, possiamo sovrapporre ai nostri dati ortorettificati il dato di riferimento, la nostra cartografia tecnica regionale in formato ECV, e possiamo analizzare con la funzionalità di swipe la sovrapposizione tra le immagini ortorettificate e il dato di riferimento che abbiamo utilizzato per l'identificazione dei control point. Vogliamo invece vogliamo tirar fuori un numero sulla qualità dell'ortorettifica, allora dovremmo individuare ulteriori punti di controllo, questa volta sulle immagini ortorettificate e sul dato di riferimento, e analizzare le differenze tra le coordinate di questi punti identificati quindi sulle immagini ortorettificate e sul dato di riferimento, sulla CTR, per tirar fuori, per esempio qui l'abbiamo fatto con 10 punti di controllo, tirar fuori, dicevo, un errore quadratico medio che mi esprime, diciamo, in termini numerici la accuratezza dell'ortorettifica per ogni immagine. In questo caso abbiamo ottenuto un valore di 0,97 per l'immagine 13 e un valore di 0,83 per l'immagine 24, quindi un ottimo risultato al di sotto del metro in termini di accuratezza dell'ortorettifica. Ok, io mi fermerei qui con questa prima parte del webinar dedicato all'ortorettifica di blocchi di immagini in Airbus LTS, e aprirei questa interazione con voi dando spazio alle vostre domande. Vi ricordo, potete porre le vostre domande sia in chat, io ho qui un collega che sta monitorando in tempo reale la nostra chat, oppure potete richiedermi anche la parola, quindi vi aprirò il microfono alzando la mano. Ok, Sandra mi chiede la parola. Sandra, ti apro il microfono.
Ah, ok. Quindi la domanda di Sandra, che è stata posta via chat, Sandra mi chiede quanti GCP devono essere individuati per ortotipificare un'immagine. E diciamo che il numero di GCP necessari per ortotipificare un'immagine dipende dalla tipologia di immagine che dobbiamo ortotipificare. Nel nostro caso, nel nostro esempio, avevamo in input dati satellitari del sensore WorldView 2 che avevano un livello di processamento 2A, il prodotto si chiama OrtoRD Standard, con associati file RPC. Per cui abbiamo utilizzato un modello specifico proprio per le immagini WorldView 2. In questo caso bastano 3-4 ground control point per rifinire al meglio il modello delle funzioni razionali e polinomiali per ortotipificare queste immagini, aumentando oltre i 3-4 ground control point il numero di GCP non si hanno apprezzabili miglioramenti al modello. In altri casi, in funzione della tipologia di immagine, possono essere necessari sicuramente un numero maggiore di control point, per esempio quando utilizziamo un modello rigoroso, un modello fisicamente basato per l'ortorettifica delle immagini satellitari. Allora in quel caso dovremmo individuare circa 8-9 ground control point. Anche lì, oltre questa soglia, poi non si hanno apprezzabili miglioramenti nell'accuratezza del risultato. Diciamo inoltre che nel caso in cui si lavori con una strisciata singola di immagini che si sovrappongono per almeno il 60%, quindi immagini adiacenti che hanno una sovrapposizione di circa il 60%, allora è raccomandato un numero minimo di ground control point uguale a 2 in ogni zona dove si sovrappongono almeno 3 immagini. Nelle zone esterne invece sono richiesti almeno, dove non c'è sovrapposizione tra le immagini, sono richiesti almeno 3 ground control point. Ovviamente a parità di altre condizioni, collezionare un numero maggiore di punti rispetto a quello raccomandato sicuramente può migliorare l'accuratezza del modello geometrico, ma può anche darci la possibilità, utilizzando soprattutto i punti come checkpoint, di valutarne la qualità. Allora, ci sono altre domande in chat. Michele Bux mi chiede: nel nostro esempio l'errore era inferiore al metro. Qual è il limite per un'ortotipica buona? Un limite è difficile identificare un numero, perché ovviamente la qualità dell'ortorettifica dipende esclusivamente dalla finalità dell'ortorettifica, ossia l'ortorettifica dovrà essere utilizzata poi in quale applicazione, quindi in funzione della finalità di come verranno utilizzati i dati ortorettificati, dovremo definire un limite per l'accuratezza del nostro risultato. Quindi se è richiesta un'accuratezza submetrica, ovviamente la nostra soglia sarà submetrica. Diversamente, se può bastare un'accuratezza inferiore, allora anche lì possiamo accontentarci di un modello con un'accuratezza più blanda. Un'altra domanda da Tommaso Cozzolino: è possibile esportare i ground control point in qualche formato di tipo ASCII? Sì, questo è possibile. Torno a condividere il mio schermo. Torniamo al
al Point Measurement Tool di LTS, è possibile tramite questo pulsante sulla destra Import or Export Points esportare o importare viceversa i punti di controllo in formato TXT. Mirko Tancon, spero di non sbagliarmi con gli accenti, alza la mano. Mirko, ti apro provo ad aprirti il microfono. Mirko, il tuo microfono dovrebbe essere aperto, però non ti sentiamo. Rispondo intanto a una nuova domanda di Tommaso. Mirko, puoi anche scrivere, se hai problemi col microfono, puoi anche scrivere la tua domanda in chat. Rispondo a Tommaso che mi chiede in che formato possono essere salvate le immagini ortoretificate. I formati sono, diciamo, tutti i formati standard che Airbus gestisce. Sicuramente il formato IMG, ma anche il TIFF, o direttamente in formato compresso CVDOC e così via. Ci sono alcuni formati che sono direttamente letti dal software, altrimenti è possibile anche realizzare un passaggio intermedio, per cui magari salvare in un formato intermedio che può essere il formato proprietario di Airbus e poi esportare in altri formati. Ok, Mirko non ci scrive ancora la sua domanda, quindi io passerei alla seconda parte di questo webinar. Magari Mirko, se scrivi la tua domanda, posso provare a risponderti al termine del webinar. Ok, una volta quindi che abbiamo... Ti interrompo un attimo, scusami. Ti volevo ricordare di lanciare eventualmente il questionario, insomma, il sondaggio. Scusami. Sì, lanceremo il sondaggio al termine del webinar. Gianfranco qui, che sta monitorando la chat, mi riporta una domanda che però io non riesco a leggere, quindi me la faccio ripetere. Allora, le immagini devono avere per forza un preorientamento interno ed esterno? No, assolutamente no. Possiamo definire noi l'orientamento interno delle immagini, in alcuni casi le immagini sono direttamente riconosciute dal software, per cui l'orientamento interno è direttamente calcolato dal software. L'orientamento esterno, anche quello può non essere disponibile e viene calcolato una volta che viene individuato il set di punti di controllo con cui poi ortorettifichiamo. È possibile, scusami, un attacco della mosaicatura in aree montuose. Adesso passiamo a questa seconda parte in cui vedremo la realizzazione dei prodotti PanSharpen e vedremo anche come mosaicare i dati e quindi potremo vedere anche l'aggiunzione tra le varie immagini. Quindi andiamo avanti con il webinar. Vi ricordo poi che se per questioni di tempo non riuscirò a rispondere a tutte le vostre domande, quindi alla fine del webinar vi darò anche i riferimenti per aprire questa discussione, questo scambio interattivo di informazioni. Quindi vi passerò il link al nostro blog dove possiamo
possiamo rimanere in contatto. Allora, fusione multispettrale pancromatico. Anche qui Erdas ci offre una serie di modelli per realizzare il pancharpen, ossia realizzare un'immagine che a partire dal dato pancromatico a più alta risoluzione, dal dato multispettrale a più alta risoluzione spettrale, realizzare un'immagine che mantenga la risoluzione spaziale del dato pancromatico, quindi in questo caso 50 cm, e mantenga la risoluzione spettrale del dato multispettrale, quindi in questo caso le 8 bande del dato multispettrale World View. Questo è un esempio di cosa fa un modello di pancharpen. In pratica, l'immagine a sinistra è il dato pancromatico, l'immagine centrale è il dato multispettrale, l'immagine a destra è il dato pancharpen, quindi con la risoluzione del dato a più alta risoluzione pancromatico e con l'informazione spettrale del dato multispettrale, in questo caso le 8 bande del dato World View. Una volta che avremo realizzato i nostri dati pancharpen, potremo realizzare la mosaicatura di questi dati per creare quindi un mosaico unico delle nostre due immagini pancharpen, e questo lo faremo all'interno del modulo YearMapper, sempre della suite Erdas, dove è possibile anche definire delle linee di taglio per ottenere un migliore risultato estetico nella mosaicatura, e possiamo utilizzare la funzionalità di histogram match per la gestione dello stretch attraverso gli istogrammi legati ai tre colori primari, rosso, verde e blu, e ottenere quindi la migliore omogeneizzazione nella colorazione delle due immagini. Quindi una volta mosaicate le immagini, una volta bilanciati i colori delle due immagini, possiamo passare all'ultimo step, che consiste nella compressione in formato CW del nostro mosaico. Questo per ridurre notevolmente la dimensione del file in output e quindi renderne possibile la sua gestione, perché vi ricordo che l'aumentare della risoluzione ovviamente aumenta la dimensione sul disco dei dati, quindi gestire parecchi dati a risoluzione molto elevata risulterebbe impossibile se non utilizzando formati di compressione. Al termine di questa seconda parte apriremo nuovamente il dibattito, dando spazio alle vostre domande. Quindi passo nuovamente a condividere il mio schermo. Allora, l'obiettivo è quello di inizialmente realizzare la fusione tra il dato pancromatico e il dato multispettrale. Vediamo qui visualizzato il dato multispettrale, spegnendo sotto ho il dato pancromatico, entrambi ortorettificati e quindi entrambi coregistrati tra loro. Dal menu Raster Pancharpen ho la possibilità di applicare una serie di modelli proposti da Erdas Imagine. Nel nostro caso specifico utilizzeremo il modello HCS, Hyperspherical Color Space Resolution Merge, che è un modello specifico proprio per i dati World View 2. In realtà può essere anche utilizzato con qualsiasi altro dato multispettrale contenente più di 3 bande. Qui non dobbiamo fare altro che inserire in input l'immagine a più alta risoluzione, quindi il dato pancromatico, inserire sempre in input il dato multispettrale corrispondente, inserire un nome in output
per la nostra immagine pan sharpen che io ho preliminarmente comunque già creato, possiamo definire altre informazioni come il tipo di ricampionamento, il numero di bande che vogliamo ottenere sul dato pan sharpen. Possiamo per esempio non essere interessati a riportare tutte e 8 le bande del dato multispettrale, ma per esempio possiamo essere interessati unicamente alle bande del rosso, verde e blu visibile per creare poi un mosaico in colori reali. Quindi in questo caso dovremmo utilizzare le bande del rosso, verde e blu visibile dei dati WorldView 2, che non sono altro che le bande 2,3,5. A questo punto possiamo lanciare il nostro processo di pan sharpen come se lo avessimo già fatto. Andiamo a visualizzare l'output di questo modello. Utilizziamo sempre la funzione di swipe per switchare tra il dato pan sharpen, come vedete alla risoluzione del dato pancromatico, e il dato multispettrale che ci ha fornito l'informazione spettrale. Quindi il nostro dato pan sharpen in questo caso avrà unicamente le 3 bande del rosso, verde e blu visibile per proporre questa colorazione in colori reali, quindi la combinazione di bande 532 per i dati WorldView 2 e la risoluzione spaziale del pancromatico. Ok, avendo a disposizione quindi le immagini pan sharpen, chiudiamo qualche finestra, possiamo passare al software EarMapper, questa è la sua interfaccia, molto semplice, per gestire le operazioni di mosaicatura, bilanciamento dei colori e compressione del mosaico. Quindi in un viewer di EarMapper possiamo caricarci una delle due immagini che vogliamo mosaicare e possiamo visualizzare anche l'istogramma associato a questa immagine. Possiamo utilizzare questa immagine come riferimento, nel senso che adesso andiamo a strecciare a nostro piacimento questa immagine, definendone quindi la colorazione che vogliamo ottenere per il nostro mosaico in output, e poi potremo utilizzare, dicevo, questa immagine come riferimento, cercando di rendere una colorazione simile per tutte le altre immagini che andiamo ad aggiungere al nostro mosaico. Quindi per esempio potremmo utilizzare anche delle funzioni di stretch automatico offerte dal software, per esempio questa di autoclip che va a tagliare le code dell'istogramma sui 3 layer rosso, verde e blu e poi fare un refresh dell'immagine e visualizzare magari più in dettaglio la colorazione. Magari abbiamo ancora un po' di saturazione sulla spiaggia, quindi magari possiamo nuovamente applicare uno stretch di tipo automatico, oppure possiamo anche modificare manualmente lo stretch lavorando sui 3 istogrammi dei 3 colori principali, rosso, verde e blu, e poi applicare un refresh alla nostra immagine. Ok, definito, supponiamo quindi che questa sia la colorazione che vogliamo ottenere per il nostro mosaico, non dobbiamo fare altro a questo punto che aggiungere un'altra immagine. Aggiungiamo quindi la seconda immagine pan sharpen che abbiamo realizzato, magari alteriamone volontariamente la colorazione.
Vedete, questa è la zona di giunzione tra le due immagini. AirMapper ci mette a disposizione la funzionalità di histogram match, che ci permette di realizzare lo stesso tipo di stretch su le altre immagini che andiamo a aggiungere al nostro mosaico. Per fare questo dovremo riportare tutti i layer all'interno di un'unica superficie in AirMapper e utilizzare i primi tre layer, rosso, verde e blu, relativi alla prima immagine che abbiamo aggiunto al nostro mosaico, come riferimento per lo stretch sulle altre immagini. Quindi l'istogramma relativo alla banda del rosso sarà il riferimento per tutti gli altri layer di tipo rosso. Cliccando quindi sul pulsante Histogram Match, non faccio altro che automatizzare un processo di stretch su tutte le altre immagini che compongono il mio mosaico. Se applico un refresh, ecco qui che in automatico riesco a ottenere una colorazione, quindi uno stretch della seconda immagine molto simile alla prima immagine. Questo lo posso ripeto per qualsiasi altra immagine che vado ad aggiungere al mio mosaico. Quindi a questo punto non mi rimane altro che salvare il mio mosaico in formato compresso, e per fare questo devo semplicemente andare sul menu file e scegliere Save as Compressed Image. In questo modo utilizzerò il wizard per la compressione in formato ECW, posso seguirne semplicemente i vari step. Qui dovrò dare un nome al file in output, dovrò scegliere la tipologia di immagine che intendo salvare, nel nostro caso sarà un'immagine a colori RGB, potrò scegliere il rapporto di compressione, ovviamente aumentando il rapporto di compressione va a diminuire la dimensione finale occupata dal file compresso, a scapito ovviamente un po' della qualità del risultato finale. Potrò ancora definire la dimensione, la risoluzione del file in output, quindi in questo caso voglio mantenere la risoluzione originaria di 50 cm per il mio mosaico, quindi l'ultimo step mi può anche calcolare la dimensione prevista per il file in output e quindi posso lanciare il processo. Io voglio farvi vedere il risultato che abbiamo ottenuto nell'ultimo progetto che abbiamo realizzato per il settore demanio della regione Puglia, dove abbiamo utilizzato esattamente questa stessa tipologia di immagini, quindi WorldView 2, pancromatiche e multispettrali, e abbiamo utilizzato 38 immagini a copertura dell'intera linea di costa della regione Puglia, quindi 38 immagini che occupavano in formato non compresso, occupavano circa 200 GB di spazio, quindi un mosaico assolutamente poco gestibile in formato non compresso, e che abbiamo compresso in formato ECW ottenendo una dimensione finale di appena 3 GB, questo è il risultato. Voglio anche farvi notare la velocità con la quale vengono utilizzati i dati in formato compresso ECW, non c'è nessuna attesa per la visualizzazione del dato, e se andiamo a zoomare possiamo anche notare la qualità del formato ECW compressa che non risulta assolutamente inficiata dalla compressione. Il rapporto di compressione che abbiamo utilizzato qui è un rapporto di compressione uguale a 5. Ok, chiuderei anche questa seconda parte del webinar e lascerei ancora una volta spazio alle vostre domande.
Vedo ancora Mirko con la mano alzata, non so se è riferito, ecco, hai prontamente risposto abbassando la mano, quindi forse non hai domande da fare, non ci sono altre domande? Ok, nel frattempo che qualcuno vuole porre le sue domande, io vi ricordo i miei riferimenti, io sono Claudio Lamantia, questa è la mia mail, e da domani potrete anche trovare online le risorse su questa tematica. Nella sezione programma questo link troverete la registrazione video del webinar, troverete anche i PDF della presentazione, ma anche dei manuali Airdas, LPS e AirMapper, i link a una serie di video tutorial Airdas su YouTube. Troverete anche dei dati demo che potrete utilizzare per esercitarvi con l'ortorettifica e mosaicatura dei vostri dati. Sono dati demo WorldView 2 e modelli digitali del terreno che potrete utilizzare, scaricare e utilizzare. Infine il link al nostro blog per continuare la discussione su questa tematica. Sandra mi pone un'altra domanda, il punch sharpen conviene farlo prima o dopo l'ortorettifica? Il punch sharpen può essere realizzato sia prima che dopo l'ortorettifica, può essere realizzato prima però soltanto se i nostri dati pancromatici e multispettrali, anche se non ortorettificati, sono comunque corregistrati. Quindi, per esempio, in questo caso i dati WorldView 2, ortori di standard, i nostri dati in input, anche se non ortorettificati, erano forniti comunque corregistrati, pancromatica e multispettrale. Quindi avrei potuto anche procedere alla realizzazione del punch sharpen prima dell'ortorettifica e procedere poi a ortorettificare i dati punch sharpen. È ovvio che se voglio comunque ortorettificare singolarmente pancromatico e multispettrale, perché magari devo fare delle analisi di tipo spettrale sul mio dato multispettrale, dovrò singolarmente ortorettificare anche pancromatico e multispettrale. L'ideale è utilizzare sempre gli stessi ground control point per massimizzare la corregistrazione dei dati ortorettificati, qualunque sia la natura, punch sharpen, pancromatico o multispettrale. Giuseppe mi chiede in base a quale criterio scelgo il modello di fusione tra pancromatico e multispettrale. Anche qui, prego Sandra, anche qui la scelta dipende sempre dal tipo di dati che abbiamo in input. Qui vedete abbiamo diverse tipologie di modelli. Alcuni funzionano meglio con dati a media risoluzione, altri permettono di fare anche la fusione tra dati pancromatici e dati ottenuti da piattaforma da sensori radar. Il mio consiglio comunque è quello magari di provare più di un modello e valutare la qualità del risultato. Questa sicuramente è la soluzione più semplice e migliore, perché modelli dedicati alla stessa tipologia di fusione ne esistono diversi, quindi forse è meglio provare e analizzare visivamente il risultato. Prego Giuseppe, prima di abbandonare questo webinar
Vorrei proporvi un piccolo sondaggio con delle semplicissime domande. Semplicissime domande che ci aiuteranno, le vostre risposte ci aiuteranno a migliorare il format di questi webinar che faremo nei prossimi mesi. A proposito, io voglio lasciarvi e salutarvi con l'appuntamento al prossimo webinar sui geoportali e gli open data geografici, il cui moderatore sarà il mio collega Alfredo Brescia, che si terrà il 25 di settembre prossimo. Con questo chiuderei questo primo webinar. Non dimenticate, prima di abbandonare la riunione, non dimenticate di rispondere al sondaggio. Grazie per il vostro ascolto e arrivederci al prossimo webinar.